Siamo in diretta Siamo in diretta con con l'assessore. l'assessore Piero Sabbanese del comune di Ercolano, con il quale parleremo della legge appena approvata delle unioni civili. Ecco, volevo sapere dall'assessore un attimino una sintesi di ciò che è stato approvato e che è diventata legge. Salve, assessore. Voglio dire innanzitutto che abbiamo oggi, voglio dire, abbiamo un passo importantissimo nella storia di questo paese. Se volessi un po' considerare quello che sta succedendo in Europa e succedendo nel mondo, oggi finalmente, non dico abbiamo pareggiato, ma l'Italia si sta facendo occidentale. Immagino più buon secondo. La storia del sindaco di Londra, no? Sadiq Khan, Sì. che ha dimostrato che la paura non vince sulla speranza e che anche in Italia, con le unioni civili, la speranza ha vinto, non ha vinto la paura. Voglio dire, oggi ci siamo svegliati e non è cambiato assolutamente nulla, abbiamo allargato solo il campo dei civili. Santo Antonio Pello diceva con grande passione, grande fermento, se riusciamo a portare gli ultimi con noi, portiamo dentro tutti. Allora immaginate oggi, finalmente questa battaglia iniziata intorno agli anni Ottanta, non si era mai riuscito in Italia, diciamo, a giungere definitivamente a una legge che potesse tenere dentro tutti, perché qua non parliamo solo di coppie omosessuali, ma anche di coppie etero. Quindi immaginate una battaglia lunga 30 anni, immaginate un mondo che sta cambiando, immaginate quello che sta succedendo a Londra, quindi è rivoluzionario, infatti potete leggere un sindaco musulmano, è quello dell'Europa, un sindaco che lotta per i diritti civili. In Italia finalmente siamo riusciti a pareggiare quello che è il passo, diciamo, appena dietro ai paesi occidentali. No, eravamo l'unico paese, quelli occidentali, che non aveva ancora una regolamentazione seria sulle unioni civili. Tra l'altro noi a Ercolano siamo stati anche precursori, perché a settembre con un provvedimento in consiglio comunale abbiamo approvato il registro delle unioni civili, anche se aveva solo una valenza regolamentare. Invece da oggi quel registro ha una dignità diversa dal registro della legge. Poi tra l'altro voglio dire, la legge è un atto oggi, voglio dire, è sottoscritto di fronte ad un ufficiale di Stato civile, alla presenza dei testimoni, voglio dire, quel registro dava la validità quasi di un matrimonio. Le cause impettive, se una delle parti è ancora sposata, se ha meno di 18 anni, salvo ovviamente autorizzazione del giudice minore o minorile, se ha un'interdizione per incapacità mentale, se ha un legame di parentela con il partner. Quindi voglio dire, equipariamo un po', non allo stesso istituto del matrimonio, ma ci andiamo un po' vicini per l'antichi, insomma. Benissimo, quindi infatti è una legge che ci voleva perché comunque, come ha detto il consigliere Sabbanese, praticamente mancava per dare un attimino più di certezza all'Italia. Volevo sapere appunto, come ha detto lei, a Ercolano come si sta muovendo, perché io ho intervistato il sindaco Ciro Bonaiuto e mi ha dato una grandissima impressione, oltre alla sua giovane età, anche di freschezza, e quindi volevo un attimino chiedere a lui che situazione ha trovato dal passato in confronto tra la vecchia gestione di Ercolano a livello di amministrazione rispetto ai tempi che il sindaco Bonaiuto ha voluto dare a tutta la cittadina, anche come visibilità a livello nazionale. Guardi, io le faccio subito un esempio, proprio parlando del registro delle unioni civili. Quando abbiamo portato il provvedimento in Consiglio Comunale, qualche cittadino ha protestato, diceva, ma voi con i tantissimi problemi che la città vive e che si porta dietro da 20 anni, pensate, diciamo, a deliberare su un provvedimento che di fatto può sembrare un provvedimento innocuo. Bene, noi abbiamo detto ai tantissimi cittadini che ci hanno posto il quesito, vedete che se volete una città pulita, se volete una città vivibile, se volete una città che metabolizza la bellezza che possiede, dobbiamo partire dai diritti. Dobbiamo partire dai diritti perché c'è bisogno di far possedere al cittadino un'idea che vada al di là dell'infrastruttura. Noi di solito sui territori abbiamo sempre l'idea di fare grandi investimenti sulle opere pubbliche, è quello che è stato fatto un po' per 20 anni ad Ercolano, abbiamo visto i risultati, indagini giudiziarie, le ultime indagini che sono arrivate, gli avvisi di garanzia arrivati qualche mese fa sugli appalti della spazzatura. Vedete, noi abbiamo ereditato una situazione amministrativa
vicino al disastro. Oggi, voglio dire, stiamo cercando di dare un passo diverso, investendo sulla cultura, investendo sul brand della città Ercolano, quindi sul turismo, sull'accoglienza, sull'integrazione. Voglio dire, Ercolano è una delle poche città della Campania che ospita 200 immigrati, e così è un segnale importantissimo. I 200 immigrati lavorano in città, insieme ai cittadini. Quindi, di fatto, Ercolano sta cercando, diciamo, con questa nuova amministrazione, di avere un'azione europea, quindi dall'integrazione all'accoglienza, alla cultura, al turismo. Lo stesso turismo è stato un po' il brand usato in tutte le campagne elettorali del Consiglio Comunale, ma se andiamo a vedere gli investimenti sono pari a zero. Noi abbiamo realizzato un bilancio dall'amministrazione con 400 euro sulla voce cultura, però il giorno dopo abbiamo avviato le pratiche per candidare il Colano al campione della cultura italiana. Ovviamente sapevamo che probabilmente non avevamo grandissime possibilità per vincere, però è stato il primo esperimento di identità cittadina. Abbiamo detto ai cittadini, un modo per dire ai cittadini, guardare che Ercolano è una città con delle risorse straordinarie, e se l'ercolanese non ci crede per prima, se il cittadino non crede in quelle possibilità di solo la bellezza che ha la città, crede che non ci crede nessuno. E anche sulle unioni civili noi abbiamo cercato di investire in tal senso. La legge sulle unioni civili, noi dobbiamo dire con coraggio, è una legge per far cultura in Italia. Va bene, allora io ringrazio l'assessore per questo suo intervento sulle unioni civili. Naturalmente terremo sempre il termometro su Ercolano e sulle certo, sue nuove iniziative, e volevo ulteriormente fare i complimenti al sindaco Buonaiuto, perché veramente sta dando una svolta a Ercolano. Io vi ringrazio, porterò i vostri saluti al sindaco Buonaiuto, e visto che lei ha parlato il termometro, speriamo che la febbre grazie mille, un abbraccio. Grazie da Federico, salve. Un bacio forte. Grazie.